stasera ci torna a trovare il poliambulatore Valturio, il dottor Fernando Santucci. Buonasera, direttore sanitario della struttura che si trova a Rimini. Benvenuto. Buonasera a lei e anche a tutti i nostri amici che ci guardano e ci seguono con grande attenzione. Sì, bene. Di fianco al dottor Santucci. Che mi risulta siamo sempre più numerosi. Assolutamente, ci fa molto piacere, davvero tanto piacere. Di fianco al dottor Santucci e al dottor Roberto Donati, neurochirurgo presso l'ospedale Bufalini di Cesena. Buonasera, dottor Donati. Buonasera. Benvenuto anche lei. Stasera, dottor Santucci, parliamo di una cosa abbastanza importante che in qualche maniera ci riguarda, forse riguarda in parte anche a me, che sono le patologie della colonna vertebrale. Un tema del quale, insomma... La colonna è un po'... Buonasera a tutti innanzitutto. La colonna è un po' l'asse portante del nostro corpo e quindi dobbiamo rispettarla e vederla. Io mi ricordo un vecchio detto di un mio professore universitario, il quale diceva quando si studiava: studiatela bene questa colonna, quest'asse portante così flessibile, così dinamico, che... con la quale e senza la quale molti di noi sono dei molluschi. Quindi cerchiamo di avere rispetto per la colonna e soprattutto vediamo di parlarne con il dottor Donati, che è un po' riduttivo dire che è un neurochirurgo. È un neurochirurgo bravo, professionale, di elevata qualità, se Roberto mi permette di dirlo, unisce la cura con il rispetto per l'ammalato. Vale a dire, appartiene un po' alla mia vecchia generazione, che io chiamo la generazione degli ultimi moicani, che ancora vedono non solo la malattia ma anche l'ammalato. Ora, la colonna, come avevo detto già, è una cosa molto importante. Vorremmo sapere innanzitutto come funziona e poi dopo come fa a regolarsi. Sì, innanzitutto ringrazio per l'opportunità che mi viene data da VGA e ringrazio per le belle parole il dottor Santucci. Sì, ha detto bene il dottor Santucci, la colonna è la struttura portante del nostro scheletro, ha diverse funzioni. Innanzitutto quella di sostegno, ovviamente, e ha una struttura di protezione delle strutture nervose in essa contenute, quindi del midollo spinale fino ai primi tratti lombari, fino all'L1, e delle radici nervose a livello lombare. E quindi è una struttura che è soggetta a diversi tipi di movimenti e quindi come tale a diverse situazioni di stress. La colonna vertebrale quindi può essere colpita da diverse patologie. In primo luogo pensiamo alle patologie traumatiche, sono estremamente frequenti, soprattutto a livello dell'arachide cervicale, ma anche il passaggio tra il tratto dorsale e lombare può essere colpito appunto da eventi traumatici. La colonna vertebrale quindi è composta sostanzialmente da tre segmenti principali, che sono il tratto cervicale, sono 7 vertebre, il tratto dorsale o toracico, che sono 12 vertebre, e il tratto lombare, 5 vertebre, poi c'è il tratto sacro-coccigeo. A livello del tratto lombare, la patologia che più frequentemente interessa è la patologia degenerativa. Intendendosi per patologia degenerativa, la forma più comune, cioè l'artrosi, sì, che interessa un pochino tutte le articolazioni, e una patologia in realtà che molto più conosciuta è l'ernia del disco. L'ernia del disco lombare. La colonna è formata appunto da tante vertebre che si articolano tra di loro attraverso delle articolazioni posteriori e anteriormente la colonna anteriore della vertebra, dell'arachide, dai dischi intervertebrali. Il disco intervertebrale ha diverse funzioni, la prima è tra due corpi vertebrali, tra le due strutture ossee, c'è questa struttura che si chiama disco, sì, ed è formata da due parti, una parte più esterna, più rigida, diciamo, che è l'anello fibroso, e una parte più interna che si chiama nucleo polposo. Questo disco ha diverse funzioni,
tra cui quella di ammortizzare i microtraumatismi ripetuti che durante l'arco della giornata affligge la colonna. È soggetta a una degenerazione, la degenerazione del disco, cosiddetta discopatia, è caratterizzata da una progressiva disidratazione del disco stesso, per cui perde il proprio contenuto in acqua, perde la sua funzione ammortizzante, poi la parte esterna del disco, cioè l'anello fibroso, può andare incontro a processi lacerativi, per cui la parte interna, che è il nucleo polposo, fuoriesce attraverso l'anello fibroso e dà luogo alla cosiddetta ernia del disco. L'ernia del disco a sua volta può dare dei sintomi legati alla compressione di strutture nervose. Qui siamo a livello del... Spiegala bene questo, perché effettivamente da me ogni tanto viene qualcuno che dice: perché io mi fa male la gamba? E allora dico: ma sai, io poi non faccio queste cose qui. Guarda che dipende dalla schiena, dottore, vuole accorsare che dipende dalla schiena. Perché effettivamente c'è questo nervo, vero? Sì. Allora, se noi... Parliamo, l'ernia del disco possono interessare tutta la colonna, cervicale, dorsale e lombare, più frequente a livello lombare. Ho accennato prima che a livello dell'arachide lombare il midollo è finito, quindi non ci sono disturbi da compressione del midollo spinale, perché finisce intorno a L1. Dopodiché all'interno della colonna vertebrale ci sono radici nervose, che vanno poi a formare i nervi che vanno agli arti inferiori. Un'ernia del disco che va a comprimere una di queste radici nervose dà luogo a quello che si dice tecnicamente una lombosciatalgia, cioè dolore irradiato, dolore alla schiena e irradiato alla gamba, che segue la topografia di quella radice nervosa, cioè segue ogni radice ha un suo territorio di competenza e quindi il dolore seguirà quel territorio di competenza di quella radice. Per cui a livello lombare non avremo disturbi da compressione midollare che non danno dolore, avremo il primo sintomo è il dolore. Poi ci sono chiaramente molti problemi anche di diagnosi differenziale, nel senso che se io ho un paziente che ha un dolore irradiato a una gamba, non necessariamente questo dipende dalla schiena. Abbiamo diverse situazioni in cui la diagnosi differenziale è estremamente complicata, perché ci può essere ad esempio nelle persone anziane un problema di diagnosi differenziale con l'artrosi d'anca, quindi certe irradiazioni dolorose all'arto inferiore possono essere compatibili con il problema con la coxartrosi. Ci sono altre situazioni, anche queste abbastanza tipiche delle persone più anziane, di dolore alle gambe durante la deambulazione, tecnicamente si chiama claudicatio, che può avere due origini. Una è quella nervosa, dovuta a un restringimento del canale vertebrale dove passano questi nervi che vanno giù le gambe, oppure un'origine vascolare, quindi un restringimento delle arterie che portano il sangue agli arti inferiori. Per cui quando abbiamo un paziente che ha questo tipo di disturbo, che è caratteristico, la claudicazio vuol dire che uno fa 10 metri, 20 metri, 50 metri ed è costretto a fermarsi, a sedersi sulla panchina. Aspetta. Una volta lo chiamavamo il mal delle vetrine. Il mal delle vetrine, esattamente. Era anche un piacere per vedersi poi dopo perché, si fermava. Perché la gente era costretta a fermarsi. E questo disturbo può essere dovuto o a una stenosi, cioè un restringimento del canale vertebrale lombare, oppure a una stenosi, cioè un restringimento di arterie che portano il sangue agli arti inferiori. Quindi va il paziente che riferisce questo tipo di disturbo, va valutato innanzitutto, e non è un modo di dire ormai l'anamnesi, cioè bisogna farlo parlare, bisogna chiedere bene quali sono i disturbi, bisogna visitarlo. E capire anche se un disturbo può essere un disturbo temporaneo oppure un disturbo continuo, perché poi alla fine... Sì, in genere chi viene a farsi visitare ha un disturbo che dura ormai da diverso tempo, difficilmente uno che ha dolore oggi chiede di essere visto dallo specialista. Perché può accadere, no? Che uno abbia un dolore temporaneo, che si ripete... Ma anche, se vogliamo, anche l'ernia del disco. L'ernia del disco in una sua fase acuta dà una lomboscialgia veramente importante. Uh-huh. Però il più delle volte questo dolore si risolve ancor prima di fare degli esami, ancor prima di fare un intervento chirurgico. Tant'è che la percentuale dei pazienti
affetti da un'ernia del disco lombare sintomatica, arriva che arriva all'intervento chirurgico è intorno al 20%, certo. Che vuol dire che l'80% guarisce senza intervento chirurgico. E in questo senso è temporaneo, perché certo. Noi possiamo avere dei pazienti che hanno una lombosciatalgia per 10 giorni, 15 esatto, giorni, poi stanno esatto, bene. Esatto. Poi ci può essere come residuo qualche formicolio, qualche okay. Diminuzione della sensibilità, che sono sempre più, ci vuole sempre più tempo certo, per regredire. È importante comunque il rapporto con il paziente, lo diceva prima il dottor Santucci, no? Il rapporto con il paziente è importante, il dialogo, perché non ci si può limitare a vedere un esame. Succede frequentemente, mi succede tante volte, amici, colleghi, per piacere mi leggi questa risonanza, mi guardi questo esame, volentieri si può guardare, ma certo. Se non viene rapportato alla sintomatologia del paziente, la lettura di quell'esame è inutile, assolutamente inutile, perché vedere che c'è un'ernia del disco non vuol dire che quell'ernia del disco sia la causa del problema del paziente. Ci sono delle situazioni in cui vi è una, ad esempio, una lesione di un nervo periferico, frequente il nervo peroneo al capitello della fibula, quindi una compressione cronica a questo livello qua, che dà una debolezza del piede, sì. Che è un disturbo comune a un nene del disco a un certo livello. Molte volte, se noi andiamo a fare una risonanza magnetica, troviamo qualche cosa. È difficile, sopra i 40-50 anni, avere una risonanza magnetica normale. Sì. Per cui va valutato attentamente il quadro clinico, altrimenti rischiamo di fare una diagnosi sbagliata. Però della diagnosi della terapia parleremo tra poco. Sì, okay. Abbiamo parlato di una serie di situazioni, ma adesso dobbiamo andare sulle terapie, credo, col dottor Donati. Il dottor Donati è stato molto preciso, molto chiaro nello spiegare quelle che sono, cos'è la colonna, quali sono le malattie che possono interessarle, come ci si deve comportare. Adesso naturalmente ci parlerà un minuto anche della diagnosi di queste malattie, quali sono gli esami che è necessario fare, e poi dopo entreremo in quello che ci interessa di più, vale la terapia, perché sia un bel dire ho questo, ma se il dolore non passa... Esatto. E poi l'obiettivo del medico è quello di cercare di risolvere il problema, attorno all'altro. Infatti. È vero. In linea di massima, come dicevo prima, bisogna capire che tipo di dolore è e quindi sulla base di questo, del sintomo si devono programmare degli accertamenti. Chiaramente se io ho un paziente che ha avuto un trauma, è caduto, il primo esame vado a fare una radiografia per il sospetto di una frattura. Certo. La persona anziana che ha l'osteoporosi, che fa un movimento e sente un dolore intenso alla colonna vertebrale, anche lì una radiografia ci può far fare una diagnosi di una frattura vertebrale. Se ho un paziente giovane, di mezza età, che ha un dolore, proprio una vera e propria lombosciatalgia, l'esame di prima scelta è la risonanza magnetica lombare. In alternativa la TAC, i vantaggi della risonanza sono che ha una maggiore panoramicità, nel senso che con un unico esame si vede tutto il tratto lombare, invece la TAC per ragioni di radioprotezione, perché sono radiazioni ionizzanti, in genere deve essere un po' limitato gli ultimi spazi, certo. Per limitare l'esposizione alle radiazioni. La risonanza magnetica in più ci fa vedere delle lesioni, in genere dei tumori benigni a livello del rachide lombare, che danno come sintomo una lombosciatalgia. Ecco, non vorrei allarmare, non è che adesso sono poco frequenti e comunque si tratta nella gran parte dei casi di tumori benigni, piccoli tumoretti benigni, che con l'TAC non si vedono in risonanza magnetica. La risonanza magnetica e la TAC ci consentono quindi di vedere l'ernia del disco, se c'è, ci consentono di valutare le dimensioni del canale vertebrale. Accennavamo prima al discorso della stenosi del canale, quindi del restringimento del canale vertebrale, sia la TAC che la risonanza magnetica ci consentono di fare una diagnosi il più delle volte precisa. Certo. Dopo la diagnosi? Dopo la diagnosi. Bisogna intervenire? No. No, non necessariamente. Io faccio il chirurgo, però chi mi conosce sa bene che prima di intervenire insomma, ci sono altri passi da fare. Sì. Ci sono, fatta la diagnosi, bisogna fare una terapia. Certo.
L'indicazione è un intervento chirurgico, possono essere distinte in due tipi, indicazioni assolute e indicazioni relative. Le indicazioni assolute sono rappresentate praticamente dalla cosiddetta sindrome della cauda, cioè una compressione acuta di più radici che vanno agli arti inferiori, più le radici che vanno agli sfinteri, anale e vescicale. E allora questo rappresenta un'urgenza, certo. Questi vanno operati. Tutto il resto rappresenta una indicazione relativa. Il dolore è un'indicazione relativa, certo. Chiaramente se il dolore persiste nonostante le terapie è indicato l'intervento chirurgico. Un lieve deficit motorio, certo. Di un distretto muscolare non rappresenta un'indicazione assoluta all'intervento. Per cui prima di arrivare a un intervento chirurgico, certo. Chiaramente ci sono diverse terapie che possiamo fare. In una lomboscialgia acuta la prima cosa che si fa sono dei farmaci antinfiammatori, cortisonici e non cortisonici, antidolorifici, in genere riposo perché il paziente poi non è in grado proprio di fare molto. Questo è il primo passo, la prima cosa che si fa. Mi risulta che oggi ci siano anche delle terapie nuove, si sente molto parlare per esempio anche dell'ossigeno ozonoterapia. Qual è la sua funzione e qual è il punto d'attacco che ha sulla colonna? Dunque, scusa se sono un po'... No. Allora, sicuramente il primo passo è la terapia antinfiammatoria che anche il medico di famiglia dà, eccetera. Passo successivo possono essere le terapie infiltrative. Le terapie infiltrative comunemente sono di due tipi, l'infiltrazione a base di cortisone e l'infiltrazione a base di ossigeno-ozono. Le infiltrazioni a base di cortisone in un'ernia del disco sono in genere le infiltrazioni peridurali, cioè si va con l'ago all'interno del canale vertebrale, nello spazio al di fuori del rivestimento meningeo, il cosiddetto spazio peridurale o epidurale, e si inietta il farmaco, ha una funzione antinfiammatoria, antidolorifica. Il genere, il ciclo di peridurali è di 3, sanno bene i terapisti del dolore, colleghi dell'algology. Ci sono delle situazioni in cui l'iniezione di cortisone è controindicata, pensiamo a pazienti diabetici, eccetera. L'ozonoterapia può rappresentare una valida alternativa, chiaramente il potere antinfiammatorio dell'ozono è sempre viene fatto per infiltrazione, in genere le infiltrazioni di ozono vengono fatte paravertebrali, poi la miscela di ossigeno e ozono diffonde in profondità. Ha un potere antinfiammatorio più blando rispetto al cortisone, tant'è che mentre per il peridurale il ciclo è di 3 infiltrazioni, per l'ozono è di 10-12. Però è anche molto meno tossico. Beh, non ha effetti collaterali, perché l'ozono, meno invasivo, l'ozono è una sostanza naturale, per cui non ha effetti collaterali. Sì. C'è un vantaggio, a mio parere, dato un po' dall'esperienza personale, che mentre le ernie del disco sono essenzialmente, nella maggior parte, sono dentro il canale vertebrale, cosiddette postlaterali, in cui forse la peridurale può essere più efficace, ci sono alcune ernie che sono extraforaminali, è un termine un po' tecnico, però vuol dire che sono un po' fuori dalla colonna vertebrale e prendono la radice quando questa è già uscita dalla colonna vertebrale, dove la peridurale non ci arriva per ragioni anatomiche, mentre ci può arrivare la miscela di ossigeno-ozono più facilmente. Quindi in queste situazioni, a mio parere, è da preferire l'ossigeno-ozono. Poi ci sono altre situazioni, può essere fatto l'ozono intradiscale, intraforaminale, così come anche il cortisone intraforaminale. Questo è un argomento più appannaggio dei terapisti del dolore. Certo. Dottor Santucci, siamo in conclusione. In conclusione. Cosa volete che vi dica? Io vi dico che gli elogi che ho fatto all'inizio al dottor Donati mi sembrano ampiamente meritati e giustificati. Cioè molto chiaro, preciso, professionale. Devo dire anche che come direttore sanitario del Polo Embolico del Volturio sono orgoglioso di avere un consulente del suo valore.